Di tutto e di più qua. Purtroppo, ecco quello che vediamo. Fantasma che abbiamo topi, abbiamo di tutto e di più. Un tempo era simbolo di un'intera città, Cicciano, e della sua economia. Ora, quello che la gente del posto continua a chiamare il mulino, è diventato il regno dei topi. Stiamo parlando del pastificio russo, un simbolo per la Cicciano degli anni del boom economico. Oggi tutto è cambiato, lo stabile di 1900 metri quadri è diventato un mostro che genera polvere e da alcuni giorni topi. Situazione che ha fatto scattare l'allarme igiene in tutta la città e ha portato i cittadini all'esasperazione. Le persone si lamentano perché ci sono topi, poi come si può vedere all'interno c'è polvere, animali di qualsiasi tipo di animale. Integrato più di te. Guardi, è una cosa un po' è inconcepibile, quasi da terzo mondo. Qui siamo invasi da topi, anzi toponi, ed è un continuo combattere. E poi non è una visuale nel centro del paese che c'è questo degrado, è un edificio fatiscente, quindi è assurdo averlo nel centro del paese. Allora, questi topi ce ne sono a Iosa, perché in giardino mangiano la frutta acerba, mandarini acerbi, arance acerbe, le melograne, distruggono tutto. E i cani impazziscono perché cercano di acchiapparle, qualche volta li acchiappano pure.